qui torniamo a Beethoven, perché il tema del rondò che chiudeva la sonata patetica, questo. Ce lo ritroviamo nella nostra sonata che è diventato questo. Sì, no, questo. Cioè, è come se Schubert lo avesse scarnificato ed è rimasta questa specie di ossatura piuttosto spettrale, di un movimento che ricorda quello di una tarantella. Pensate che Rossini a quei tempi era popolarissimo a Vienna. Ma il tutto sembra piuttosto una danza macabra ed è soprattutto qualcosa che non si ferma mai fino alla fine. A un certo punto c'è una sezione centrale che è come il ricordo di qualcosa di bello passato che adesso non è più, ed è questo. Alla fine di questa sezione succede qualcosa di abbastanza insolito e coreografico, cioè appaiono due voci, si arriva così. Vedete questo? C'è prima una voce che fa la sua strada e poi se ne appare un'altra e fa la sua strada parallelamente. È una scena quasi dantesca, no? Come se nella nebbia, in una nebbia livida, noi scorgessimo prima una figura umana da lontano e poi un'altra che fa la propria strada. E questa strana immagine riporta al tema iniziale.